Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi di questo aggeggio miracoloso, il Cactus V6, che permette di gestire da un solo trasmettitore flash di diversi produttori. È inevitabile che più impariamo a utilizzare il flash, più ci viene naturale staccarlo dalla macchina. Ed ecco che subentra il problema di far comunicare i flash che sono staccati dalla fotocamera. Ebbene, il Cactus V6 è capace di controllare flash a distanza, quindi in modalità trasmittente, oppure ricevere istruzioni da un'unità master, quindi in modalità ricevente. Possiamo così controllare a distanza e regolare la potenza dei flash a slitta senza muoverci dalla fotocamera. Il Cactus V6 ha una copertura di 100 metri, lavora come ho già detto sia in modalità trasmittente che ricevente, dispone di 4 gruppi e 16 canali e i livelli di potenza che si possono impostare vanno da un 128esimo a un primo, con possibilità di regolazioni ancora più precise. Nella confezione, oltre al piedino per il Cactus V6, non è presente nient'altro a parte le istruzioni e mi aspettavo quantomeno una custodia, la cui assenza mi ha lasciato un po' perplesso. Il Cactus V6 funziona con due pile stilo AA inseribili qui da questo lato, sul quale troviamo anche il pulsante di test, mentre sull'altro troviamo il selettore per accendere l'unità Cactus in modalità trasmittente, spegnerla oppure accenderla in modalità ricevente. Troviamo anche una porta micro USB per aggiornare il firmware e l'ingresso per il cavo Synchro Flash. Al di sotto poi è presente la filettatura per poterlo agganciare a un treppiede. Il dispositivo in modalità trasmittente può essere montato su qualsiasi contatto a caldo di qualsiasi fotocamera per controllare direttamente flash compatibili come ad esempio il Cactus RF60. Voi montate questo sulla vostra reflex e potrete controllare questo flash fino a una distanza di 100 metri. Oppure se non avete un flash compatibile basta comprare un'altra unità Cactus V6, inserire al di sopra di essa il vostro flash di un altro brand, come in questo caso un Nikon SB700, montate un'altra unità Cactus sempre sulla vostra fotocamera, li accoppiate ed ecco che anche in questo caso, senza un flash compatibile come il Cactus RF60, potrete controllare questo flash SB700 comodamente davanti alla vostra reflex senza muovere un passo. Quindi se non avete un flash compatibile già da solo con il Cactus V6, come potrebbe essere il Cactus RF60, per sfruttare questo sistema vi serviranno almeno due Cactus V6. Uno, come detto, andrà sulla vostra fotocamera e l'altro sul flash da controllare. Inoltre è possibile anche montare un flash sul Cactus, attaccarlo alla fotocamera e lasciare comunicare il flash direttamente con la reflex, sfruttando anche la modalità TTL. Il display superiore offre una comoda visualizzazione dei gruppi e dei relativi valori di potenza, regolabili con questa ghiera posteriore che permette anche di muoversi all'interno del menu. In più, se la teniamo schiacciata, possiamo bloccare il dispositivo nel caso non volessimo regolazioni accidentali della potenza. Sul display abbiamo da sinistra a destra il livello di autonomia delle batterie, il canale di lavoro e l'elenco dei gruppi con, se attivi, i rispettivi valori di potenza. I gruppi sono attivabili e disattivabili semplicemente cliccando le rispettive lettere qui alla sinistra del display. Mettiamo di avere un flash sul gruppo A e uno sul gruppo B. Per disattivare quello sul gruppo B non facciamo altro che cliccare sulla lettera corrispondente. Per regolare la potenza dei flash di tutti i gruppi attivi simultaneamente basta ruotare la ghiera, mentre se vogliamo regolare la potenza di un solo gruppo teniamo cliccata la lettera corrispondente. Una cosa fantastica è che il Cactus V6 mantiene i valori impostati, anche se lo spegniamo, per cui una volta riacceso ripristinerà gli stessi valori. La potenza può essere regolata con due modalità, relativa o assoluta. Con relativa possiamo impostare la potenza in frazioni della massima regolabile dal flash, come detto da un 128esimo fino a un primo. Con assoluta invece possiamo scegliere un livello di potenza indipendente dal numero guida ed espressa in EV, Exposure Value, perché magari la potenza di un flash impostata a un ottavo è diversa su un altro flash impostato allo stesso livello, per cui noi magari impostiamo un valore di 11 EV e un flash scatterà una potenza di un 16esimo, mentre un altro magari ha un ottavo. Emetteranno cioè la stessa intensità di luce indipendentemente dalla loro scala di potenza. Bene, ma come facciamo una volta che abbiamo ad esempio il nostro flash Nikon SB700 e il nostro Cactus V6 ad accoppiarli? È semplicissimo, basta sfruttare tutta una serie di profili già compresi nel database interno e per di più aggiornabile tramite la porta USB che abbiamo visto in precedenza. Basta andare su Choose Profile, Nikon SB700, Use.
E nel caso il vostro flash non fosse presente nell'elenco, nessuna paura, perché si possono anche registrare nuovi profili di flash attraverso una rapida procedura di apprendimento. Sono presenti inoltre, tra le altre, tre funzioni che menziono qui perché secondo me molto utili. La prima è la funzione Delay Timer, che consente al Cactus V6 di ritardare il segnale di triggering, ovvero i flash lampeggeranno al termine del tempo di ritardo impostato. L'altra funzione è la funzione Low Power, molto utile in quelle foto nelle quali utilizziamo il flash per congelare l'azione del soggetto. Con questa funzione si può impostare un livello di potenza di circa un 256esimo di quella massima. Infine la funzione Swap Control. Se stiamo utilizzando un Cactus V6 insieme a un Cactus RF60, non solo possiamo modificare la potenza di quest'ultimo, ma anche la sua parabola zoom. Per cui ragazzi, per me solo pro per questo sistema Cactus V6. Da poco è uscita la versione 2, ma non so sinceramente come sia. L'unico contro che mi sento di segnalare è la mancanza di una custodia. Sono costretto a portarmeli dietro qui in questo sacchetto a bolle. Per cui ragazzi, se siete soliti utilizzare i flash in studio oppure magari vi occupate di matrimoni, io vi consiglio vivamente questo sistema. Un Cactus V6 mi sembra che costi ormai adesso 60€. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione. Vi ricordo come sempre che potete trovarmi sia su Facebook che su Instagram, e io vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!